Si è conclusa oggi la 2 giorni dedicata allo stato di attuazione della programmazione regionale unitaria per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, convocata dal presidente della regione Agaziolo Iero presso il centro agroalimentare di Lamezia Terme. Nella giornata di ieri la riunione è stata incentrata sul POR Calabria 2000-2006 e sulle intese istituzionali e accordi di programma relativamente al quadro generale delle risorse FAS programmate, impegnate e spese al 31 dicembre 2009. Allo stato di attuazione degli APQ al 31 dicembre 2010, alla situazione dei rientri finanziari a seguito dell'accordo Stato-Regioni del 14 febbraio 2009, ai definanziamenti per il periodo 2000-2006 per mancata aggiudicazione delle operazioni nei tempi previsti dalla normativa vigente e infine alle misure adottate per l'accelerazione della spesa. A febbraio 2009 la Regione ha subito una decertificazione di 196 milioni di euro sul Fondo Sociale e che avrebbero dovuto recuperare entro giugno 2009. Oggi possiamo dire con tutta tranquillità che i 606 milioni di euro di fondo sociale assegnati alla Regione sono stati tutti quanti spesi. Continuano, come si sta vedendo in questo momento di fronte al partenariato, si sta illustrando, continuano i controlli e le verifiche sempre necessari fino all'ultima domanda, la domanda finale che chiude appunto questo programma. Comunque le aspettative sono positive. Il fondo finanziario continua anche nel 2007-2013 con ben 860 milioni di euro. Oggi ci sono già bandi aperti riguardanti gli incentivi relativi alle imprese per occupazione, formazione e sostegno della povertà. Diversi interventi di fondo sociale quindi previsti per andare incontro ai cittadini. Rivolgendosi ai giornalisti, in riferimento a quanto si è detto a Bruxelles che l'Italia nel 2010 dovrà raddoppiare la spesa per evitare di perdere i fondi del POR, il governatore Loiero ha dichiarato: la grande soddisfazione espressa dall'Unione Europea per la performance raggiunta dalla Calabria, che al 30 dicembre 2009 ha già impegnato più del 30% dei finanziamenti FES, quando tutte le altre regioni arrancano, chi più e chi meno, è la nostra soddisfazione per aver raggiunto l'obiettivo di fare di questa nostra Calabria una regione europea, credibile e soprattutto in grado di programmare e spendere.